Salve a tutti ragazzi, ASR Cristiano, oggi per voi, no? Che cosa c'è da dire di un derby che vai a perdere 3-0, il primo tiro in porta lo fai all'80esimo minuto. Abbiamo parlato tanto di quello che poteva fare la Roma, di quello che la Roma sta facendo durante questo percorso di campionato, e quelle che erano le mie idee in realtà sono rimaste le medesime, perché poi il percorso della Roma giustifica in toto quello che era il mio pensiero, il mio ragionamento, ovvero sia che noi siamo di fronte a una Roma, a una squadra che di fronte alla rifondazione, con una nuova società, di fronte a tantissimi problemi che portava dalla società precedente, che per mancanza di tempo, di tempistiche, per quello che sta succedendo in Italia e nel mondo non sono stati potuti essere risolti. La Roma oggi si dimostra una squadra che migliora sotto certi punti di vista, ma peggiora sotto tantissimi altri. Una Roma che vince con le piccole, senza quasi mai sbagliare un colpo, e questo è una cosa che da anni noi non riusciamo a vedere dalle parti di Trigoria, ma contestualmente la partita ci ha dato una nuova conferma su una nuova problematica. Cioè che la Roma non è più in grado di vincere con le dirette concorrenti. Basti pensare che la Roma non ha mai vinto in questo campionato con la colonna sinistra della classifica. Quindi di che cosa vogliamo parlare? Vogliamo parlare di un Fonseca che non mette in campo la squadra in modo corretto? Non credo, perché la formazione è più o meno sempre la stessa ed è obbligata da una panchina corta, che è un altro dei problemi che la Roma si trascina dalla precedente gestione, obbligata ovviamente dalla situazione sanitaria in cui tanti giocatori nel corso del campionato sono stati persi per il coronavirus. Alla Roma non si recrimina la sconfitta a questa Roma, perché siamo tra virgolette abituati, no? La Roma storicamente è una società di alta classifica, ma che raramente ha portato trofei in bacheca. Ma questo come tutte le squadre che non siano Milan, Inter e Juventus in Italia. Per cui la sconfitta non è un problema, è il problema è come si perde, con quale atteggiamento. E noi abbiamo visto una Roma non tirare fino all'80esimo minuto, neanche non tirare fuori dal. Non ha proprio nessun tiro, nonostante abbia avuto 6-7 calci d'angolo, nonostante nei primi minuti, nel primo quarto d'ora, abbia sbagliato un gol perché mancava l'ultimo tocco, il tiro conclusivo. Una Roma che subisce il primo gol a causa di un errore di Bagnez, a cui non voglio dare troppe colpe per il semplice fatto che è un ragazzo giovane, è stato inserito titolare forse quasi inaspettatamente più volte nel corso di questo campionato, perché per esempio io penso a un altro giocatore con un percorso un passo avanti, ma che potrebbe essere a fine, quale Villar. Se noi prendiamo un Villar e appena arrivato l'avessimo messo subito in campo titolare, probabilmente oggi non vedremo il giocatore che è adesso, cioè un giocatore che merita il posto nell'11 di partenza, un giocatore che influisce molto positivamente sulla partita e un giocatore che ti permette di cambiarla la partita. Io in Ibañez vedo quelle stesse prospettive, perché il ragazzo ha tante possibilità di crescita e si vede. Per chi mastica calcio, si vede che Ibañez è un giocatore che può crescere bene e diventare un buon elemento all'interno di una squadra come la Roma. Il secondo gol, a mio parere, era da annullare, ma poco cambia nella solfa, perché questa era una partita che la Roma avrebbe potuto giocare per 10 giorni di fila, ma non avrebbe mai segnato. Per cui perderla 3-0, perderla 2-0, cambia veramente veramente poco. Una Lazio che è entrata in campo facendo il suo gioco, attendismo, contropiede veloce e ha dato i suoi frutti. Una Roma che non ha saputo fare niente, tanto possesso di palla sterile, tanti passaggi a centrocampo e poi il vuoto cosmico lì davanti. Un Dzeko che a me duole ripeterlo ogni partita, ma è in un'evidente fase calante, almeno di forma. Poi, se anche è arrivato a un punto della sua carriera in cui non può essere più il giocatore che era prima, io questo spero vivamente per la Roma che non sia così. Nonostante io non apprezzi Dzeko come giocatore, io spero che questo numero 9, che tra l'altro è il nostro capitano, sia rimasto lo stesso, che non sia arrivato nella parabola discendente della sua carriera. Però ormai è qualche tempo.
tempo che Dzeko non incide così pesantemente come era suo solito. Una Roma che, come dicevo anche alla vigilia della partita con l'Inter, è con queste partite che fa un salto di qualità, perché ha fatto bene tutto. Ha preso quasi il massimo dei punti con le squadre di media-bassa classifica, ha comunque ottenuto dei pareggi importanti contro delle dirette concorrenti per le prime posizioni, perché, ripeto, un pareggio col Milan, un pareggio con la Juventus, un pareggio con l'Inter non sono totalmente da scartare. In un campionato in cui fai 80-85 punti, l'aver pareggiato con le dirette concorrenti potrebbe significare vincere il campionato, potrebbe significare arrivare in seconda posizione, in terza posizione. Non è sempre da sottovalutare, però a questo punto diventa sintomatico l'incapacità a vincere contro squadre di pari livello. Quindi che cosa dobbiamo aspettarci? Un mercato che sicuramente ci deve dare un centrocampista, un attaccante, un terzino e non saprei cos'altro, se non rinforzi in ogni zona del campo, perché ripeto, la panchina della Roma è corta. La Roma non ha 17-18 giocatori che possono giocare, a differenza di Juventus, Inter, faccio un caso a parte il Milan, perché sta vivendo un momento di forma straripante che non dipende forse dagli interpreti, ma da altre conseguenze. Quello che tra l'altro stava avendo la Roma in molte fasi di questo campionato, con la differenza che il Milan il passo finale è riuscito a farlo, perché ha vinto il derby, ha vinto molti scontri diretti, ha perso anche tanti punti per strada, ma sta sicuramente seguendo un cammino migliore della Roma e la classifica sta lì apposta a dimostrarlo. Speriamo bene per il prossimo futuro che questa squadra ritorni in carreggiata, perché la corsa alla Coppa dei Campioni è sempre lì, è sempre accesa, tutte le squadre sono in pochi punti, quindi la Roma può permettersi di ritornare forte in corsa per tutti gli obiettivi, insomma, con una Coppa Italia ancora da giocare, con una Coppa UEFA ancora da giocare, per cui, ripeto, non tutto è perduto, sicuramente i segnali a questo punto, le prove importanti sono preoccupanti. Detto questo, come sempre, vi saluto, vi ringrazio, forza Roma e abbasso Lazio.